Traiettoria 2030, lo sviluppo dell'Emilia-Romagna. Capitale umano. Quarta regione italiana per crescita della popolazione tra il 2012 e il 2019. Seconda regione italiana per incidenza dei giovani laureati. Regione italiana più attrattiva per i giovani laureati dopo la Lombardia. Aree di attenzione. Popolazione più anziana della media nazionale di Lombardia e Veneto e delle regioni benchmark europee. L'incidenza dei giovani laureati è inferiore alla media europea, meno 6,3%. Il saldo migratorio dei giovani istruiti è negativo con l'estero. Lavoriamo insieme per far crescere il nostro capitale umano. Per questo nasce Traiettoria 2030. 10 anni per una regione sempre più competitiva.